Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi innanzitutto mi scuso per la voce nasale ed eventuali colpi di tosse, ma purtroppo mi sono raffreddata di nuovo e quindi sono così. Non potevo aspettare di guarire perché non avevo un altro momento per girare video e quindi mi dispiace, non vi beccate la mia voce da grande puffo. Detto questo, veniamo al video di oggi. Oggi video un po' diverso dal solito perché se non lo sapete, su questo canale si parla principalmente di lettura, ma di libri e in parte di graphic novel. Oggi invece si parla di manga. Io non so se ve l'ho già accennato sul canale, non me lo ricordo sinceramente, però io sono stata una grandissima lettrice di manga e in parte ne leggo ancora. Ho cominciato tra la seconda e la terza media con Naruto. Io e una mia amica eravamo appassionatissime dell'anime, della serie TV che davano su Italia 1 all'epoca, all'ora di pranzo, e grazie a lei ho appunto scoperto che esisteva anche il manga e che andava più avanti nella storia rispetto all'anime che veniva trasmesso in Italia. Perciò entrambe abbiamo cominciato a collezionare il manga di Naruto e poi molte altre serie. Durante gli anni del liceo leggevo veramente tantissimi manga, molti più manga che libri, devo dire la verità. Ne compravo tantissimi. Piano piano questa quantità è andata riducendosi, anche perché i miei gusti sono un po' cambiati e i manga che seguo adesso sono per lo più molto diversi per quanto riguarda il genere rispetto a quelli che leggevo quando ovviamente ero una ragazzina. E in particolare ho anche interrotto molte serie perché se conoscete un po' il mondo dei manga sapete che ci sono alcune serie molto famose e per questo vengono tenute in vita e vanno avanti da anni. Io mi ricordo che Naruto, quando lo cominciai io, era già iniziato da qualche anno ed è finito 2 o 3 anni fa, quando ormai io già da qualche anno avevo cambiato gusti. Infatti Naruto poi è stato una di quelle serie che ho rivenduto perché ormai non mi rappresentava più come lettrice. E così in molte altre serie, ad esempio un'altra serie che ho seguito ma ho interrotto diversi anni fa è One Piece, che quando l'ho cominciata mi piaceva tantissimo e poi dopo ho cominciato a stufarmi. Però ci sono alcuni manga, alcune serie che nonostante io le abbia lette da ragazzina continuano a piacermi tuttora e le rileggerei volentieri perché ormai i ricordi stanno cominciando a sbiadire. E oggi vi voglio parlare proprio dei miei 5 manga, o meglio, le mie 5 serie manga preferite. Alcune sono di vecchia data, altre sono più recenti, ma adesso bando alle premesse e parliamo di manga. La prima serie che vi cito qui è una delle mie serie preferite da sempre e penso sia una delle serie preferite di molti lettori di manga perché è una serie famosissima. Probabilmente anche se non siete fan di questo genere di fumetti, la conoscete. Sto parlando di Death Note. Questo è il primo volume di 12 e gli autori sono, scusatemi, mi sono segnati i nomi perché non me li sarei mai ricordati, Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Questi due autori che poi hanno fatto un sodalizio per cui hanno scritto anche altre opere insieme, ma sicuramente tra quelle che ho letto, sicuramente la migliore è Death Note. Di che cosa parla Death Note? Del Death Note, ovvero letteralmente quaderno della morte, un quaderno che usano gli Shinigami sul quale se si scrive il nome di una persona, questa muore. Un giorno uno Shinigami annoiato, perché nel mondo degli Shinigami non c'è molto da fare, è un luogo molto desolato, piuttosto noioso, decide di far cadere un quaderno sulla terra, così per passare il tempo per vedere cosa farà l'umano che lo troverà. E questo quaderno viene trovato da Light Yagami. Light Yagami che è uno studente modello giapponese che ha una famiglia perfetta, suo padre è in polizia, lui ha i voti più alti, miglior studente del Giappone, intelligente, bello anche d'aspetto, però anche lui, come Ryuk, si annoia abbastanza. E noi seguiremo in questi 12 volumi l'uso che lui farà di questo quaderno. Se conoscete un po' la storia, già sapete di cosa sto parlando. Ed è un thriller molto molto avvincente, veramente tiene incollato alle pagine. Non vedi l'ora di avere il volume successivo per poterlo leggere. Ci sono un sacco di colpi di scena e in più le battaglie psicologiche tra Light, il nostro Kira, ovvero una sorta di
giustiziere. Infatti Light, una volta avuto il quaderno, decide di usarlo per giustiziare tutti i criminali del mondo, così da fare giustizia, da fare in modo che ci sia appunto un deterrente per coloro che vogliono commettere crimini, e in modo che le persone per bene possano vivere tranquillamente, e Elle, che sarà il detective che tenterà di catturarlo. E diciamo, questo thriller psicologico è tra i migliori che siano mai stati realizzati. È costruito benissimo, i buchi di trama sono irrisori, è veramente molto avvincente, nonostante, adesso vi faccio vedere un po' di tavole. Non so se riuscite a vederlo da laggiù, purtroppo non lo posso neanche aprire troppo perché è un volume già di qualche anno fa, rischio che mi si distrugga. Comunque sia, è molto fitto per quanto riguarda le scritte nei balloon, proprio perché più che di azione qui si parla di ragionamento, dei modi in cui Kira tenta di fregare Elle per poterlo uccidere e liberarsi di lui, e i modi in cui Elle tenta di scoprire chi è Kira, di dimostrarlo con prove certe. Quindi insomma, un fumetto veramente avvincente. Io vi consiglio, se non vi interessa leggere il manga, di dare un'occhiata all'anime, che fino a poco tempo fa era anche su Netflix. Ora non so se c'è ancora, perché su Netflix avete i contenuti vanno e vengono. Vi sconsiglio assolutamente il film, quello in live action prodotto da Netflix, perché io non l'ho visto, ma so che è orripilante, ne ho visto alcuni estratti e recensioni. L'anime invece è fatto molto bene, molto fedele al manga, quindi molto consigliato. È stato uno dei primi manga che ho acquistato, come dicevo, infatti la mia serie di Death Note è rovinatina, però me lo ricordo ancora piuttosto vividamente, e non è una cosa comune con i manga. E insomma, se non l'avete mai letto, ne dubito, perché è proprio strafamosissimo. Se avete un minimo di cultura manga, sicuramente lo conoscete, io ve lo consiglio. Cambiamo periodo della mia vita, perché come dicevo, Death Note l'ho letto quando ero al liceo, mentre questo manga che vi presento adesso lo sto leggendo in quest'ultimo anno, diciamo, lo sto recuperando un po' alla volta perché i volumi sono abbastanza costosi. A dire la verità, so già la storia a grandi linee, la conosco già perché ho visto l'anime, quello diversi anni fa, almeno 4-5 anni fa. Però ora ho voluto recuperare il manga perché mi sono resa conto che quella storia mi mancava e la volevo rileggere, insomma, fruire in modo diverso. E il manga in questione è Monster di Naoki Urasawa. Questo è il primo volume nell'edizione Deluxe, mi pare si chiami, e in questa edizione qui, che ha un prezzo abbastanza alto perché i volumi vanno dai 12 ai 13 euro, a seconda della stampa in cui li trovate, però sono soltanto 9 volumi invece di 12. Allora, Monster, questo è un seinen, quindi diciamo un tipo di manga che generalmente è diretto a un pubblico un po' più adulto rispetto a un manga come può essere, faccio un esempio, sicuramente conosci tutti, Dragon Ball. Questo invece ha un target più adulto e come genere io lo potrei avvicinare al thriller. Di che cosa parla Monster? Abbiamo il nostro dottor Tenma, che vediamo qui in copertina, che è un dottore giapponese che grazie ai suoi meriti è riuscito a ottenere un posto in un ospedale tedesco. Un giorno lui dà la precedenza per un'operazione a un personaggio importante, a un cantante lirico se non sbaglio, lasciando indietro invece un operaio di origine turca che viene operato da un dottore meno capace di lui, e come conseguenza il cantante lirico si salva, mentre l'operaio turco muore. La moglie dell'operaio viene a protestare da Tenma, che comincia a farsi qualche scrupolo di coscienza. Lui inizialmente è un medico molto ambizioso, che pensa principalmente alla carriera e che si è fatto in quattro per poter emergere da figlio di un piccolo medico di campagna giapponese, arrivando fino ad un'importante clinica tedesca. Tuttavia, lo sfogo di questa donna, che è diventata vedova anche a casa sua, nonostante appunto suo marito fosse arrivato prima del cantante lirico in ospedale e è stato lasciato indietro appunto, comincia a farsi qualche scrupolo di coscienza. Perciò, quando si ripresenta di nuovo una situazione simile,
per cui arrivano prima in ospedale un bambino con una ferita da fuoco alla testa, con un proiettile in testa, e il sindaco della città, che ha avuto un ictus o qualcosa del genere, Thelma decide di dare la precedenza al paziente arrivato per primo, che è appunto questo bambino. Thelma salva il bambino, il sindaco viene operato da un medico meno bravo di lui, non ce la fa e Thelma ovviamente perde non il posto di lavoro, però viene retrocesso nella gerarchia dell'ospedale. A questo punto però succederà qualcosa che sconvolgerà profondamente la vita di Thelma, perché il direttore dell'ospedale, il medico che le ha preso il posto, quello che doveva essere il suo, quello di primario, diciamo così, ora non so se è il termine esatto, e un altro medico che appunto era in alto nella gerarchia dell'ospedale, muoiono avvelenati dopo aver mangiato delle caramelle che si trovavano nella stanza del bambino che Thelma ha salvato e che si trova ancora incosciente. Thelma ovviamente viene subito sospettato di questo omicidio. Si scoprirà che questo bambino, che poi si risveglierà e fuggirà dall'ospedale con la sorella, ha qualcosa a che fare con la morte di queste persone. E quindi Thelma si renderà conto di non aver salvato la vita a un bambino innocente, ma a una creatura, diciamo così, molto più complessa e molto più pericolosa. Non vi dico altro della trama, anzi mi sembra di avervi detto anche troppo. Vi faccio vedere qualche tavola perché Osawa ha uno stile di disegno molto particolare per un manga, molto occidentale. Vi apro un po' di pagine a caso, sperando di non farvi spoiler. E da questo inizio di trama il fumetto raggiunge degli sviluppi che non ci si aspetterebbe mai. Veramente si vanno a toccare degli elementi, degli argomenti che non ci si aspetterebbe mai da un inizio del genere. E nonostante questo, la trama è sempre coerente e ben costruita. Punto di forza di questo fumetto sono i personaggi, che sono tutti caratterizzati benissimo, e diciamo che all'interno della storia non procediamo in maniera lineare, ma noi seguiamo un po' le vicissitudini di Thelma, che di volta in volta viene in contatto con persone diverse, e quindi noi di volta in volta cominciamo dal conoscere la storia di questo nuovo personaggio che si aggiunge alla vicenda, e poi dopo proseguiamo con la trama principale del fumetto. È un fumetto veramente magistrale, con una sceneggiatura veramente ben costruita, e anche il disegno, come vi dicevo, è molto particolare, molto pulito e anche abbastanza occidentale. Il costo è alto, però secondo me ne vale la pena. Io non ho ancora recuperato tutti i numeri, ho recentemente acquistato il numero 4 proprio perché ha un costo abbastanza alto e anche perché non sempre è facilmente reperibile, perché se c'è un problema con i manga è che vengono ristampati un po' numeri sparsi, e quindi a volte è possibile che se a voi manca il numero 4, magari trovate 20.000 copie del 5 e del 3, però il 4 non si trova da nessuna parte perché ancora non è stato ristampato o l'ultima ristampa è già andata esaurita. Quindi non è facilissimo recuperare gli arretrati. Però comunque io vi consiglio di dargli un'occhiata perché è veramente un fumetto validissimo. Anche in questo caso c'è un anime che però da quello che so non è stato doppiato in italiano, quindi lo trovate solo in giapponese con i sottotitoli. Si può fare, non è niente di trascendentale, io quando ero liceo mi guardavo a migliaia di anime con i sottotitoli, però insomma diciamo che il manga è più facilmente fruibile, ecco. La terza serie di cui vi parlo è un'altra serie molto recente e che sta avendo grandissimo successo per quanto mi riguarda per un buon motivo. Io l'ho recuperata circa un annetto fa perché inizialmente mi scoraggiavano tantissimo i disegni, soprattutto nei primi numeri sono piuttosto bruttini, però mi sono vista l'anime, mi sono appassionata tantissimo e a quel punto volevo leggere il manga per vedere come procedeva la storia. E sto parlando dell'Attacco dei Giganti. L'autore è Hajime Isayama. I volumi, la serie è ancora in corso, perciò ancora non sappiamo quanti volumi siano. Mi sembra che in Italia siamo arrivati al numero 26, io sono un po' indietro, li recupererò. Allora, di che cosa parla l'Attacco dei Giganti, nel caso improbabile in cui non lo sappiate? È
una sorta di distopia in cui l'umanità vive prigioniera all'interno di tre cerchi di mura. Prigioniera perché all'esterno di queste mura ci sono appunto i giganti. I giganti sono queste creature di forma più o meno umanoide, di varie altezze, che si cibano di esseri umani. Quindi per la prima volta nella storia l'essere umano, che è l'animale senza predatori per eccellenza, ha un predatore, i giganti, che sono anche molto difficili da uccidere perché appunto sono grandi, sono forti e soprattutto hanno un solo punto debole che è dietro la collottola, quindi anche difficile da raggiungere, e se li si colpisce in qualunque altro punto che non sia la collottola si rigenerano, quindi non si possono uccidere in altro modo che colpendoli in questo punto debole. Noi quando cominciamo la lettura del manga veniamo a sapere che la prima cerchia di mura, quella più esterna, è andata perduta alcuni anni prima durante un attacco dei giganti. Sono materializzati due giganti fuori dal comune, hanno sfondato la porta e sono entrati, perciò molte vite umane sono andate perse e l'umanità adesso vive in uno spazio ancora più ristretto rispetto a prima. È un manga molto molto avvincente, con un sacco di colpi di scena e come struttura, come tipologia di colpi di scena, diciamo così, e anche come crudezza negli eventi, nei fatti rappresentati, ricorda molto il Trono di Spade. E se ci pensate, anche il fatto delle mura, della minaccia che sta al di là del muro, è molto simile un po' a quello del Trono di Spade. Lì abbiamo la barriera con gli estranei, qui abbiamo le muraglie con i giganti. Come vi dicevo, un fumetto molto avvincente e originalissimo. Penso che come genere si possa avvicinare vagamente allo shonen, quindi a manga come Dragon Ball, One Piece, non Naruto, però questo è un livello assolutamente superiore. Vi faccio vedere un po' di disegni. Come vi dicevo, i disegni, soprattutto in questo primo volume, non sono un granché, purtroppo, vanno un po' migliorando, ma neanche troppo. Tuttavia, diciamo che questo tipo di disegno, così un po' confuso, questo tratto un po' nervoso, si addice bene a rappresentare questi giganti che sono creature gigantesche e mostruose, quindi si rappresenta in tutta la loro bestialità, mostruosità e anche i fatti di sangue sono rappresentati in tutta la loro crudezza. La trama avrà poi dei risvolti molto inaspettati, i colpi di scena veramente sono inaspettati, cosa rara per quanto mi riguarda, e in più è un manga che fa anche molto riflettere su le reazioni umane in certe situazioni, nella condizione in cui gli umani da predatori diventano prede, si sviluppano delle reazioni, soprattutto di panico, ma non solo, tipo di atteggiamenti che non ti aspetteresti e che è bello poter leggere e vedere come l'autore ipotizza che l'essere umano potrebbe comportarsi in una situazione del genere. Non scendo oltre nei dettagli della trama perché appunto è un fumetto tutto da gustare, da scoprire di colpo di scena in colpo di scena. Se avete qualche dubbio come me perché non vi piacciono i disegni, vi dico superatelo perché ne vale veramente la pena. Mi sono dimenticata di dirvi che anche di questo manga esiste una versione animata, è fantastica, ha delle animazioni pazzesche e la trovate anche doppiata in italiano su Netflix. Andiamo avanti con un manga che io amo particolarmente. Vi ho detto che in questa sorta di top 5 non c'è un ordine vero e proprio, non si va dal più bello al più brutto, però questo manga in particolare ha un posticino speciale nel mio cuore. E sto parlando di Rainbow. I volumi in totale sono 22, il manga è concluso, e gli autori sono George Abe e Masasumi Kakizaki. Questo è un manga di ambientazione storica, è ambientato in Giappone poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. E in particolare noi seguiamo le storie di sette ragazzi che per un motivo o per un altro, in questo periodo, quindi siamo diciamo negli anni 50 all'incirca, vengono condotti in un riformatorio particolarmente duro in cui le guardie si comportano senza troppi riguardi nei confronti dei prigionieri che subiscono le peggiori angherie e i peggiori soprusi.
In particolare, uno di questi ragazzi si trova già all'interno del riformatorio, già lì da un anno, gli altri arriveranno, verranno messi nella sua stessa cella e grazie a lui troveranno la forza e il coraggio di reagire e una volta usciti di ricostruirsi una vita lasciandosi alle spalle quei fatti, quegli eventi che li avevano portati a entrare nel riformatorio e che rischiavano di farli perdere per sempre. Vi faccio vedere un po' di disegni perché anche il disegno è molto particolare. Io amo molto questo disegnatore, ho letto anche altre opere sue, ma questa qui in particolare, che è stata scritta da George Abe, che ha vissuto proprio in quegli anni in Giappone, quindi sa di cosa parla, è veramente un'opera magistrale. I personaggi, ve lo dico fuori, sono caratterizzati benissimo, noi seguiamo le loro storie, ci viene mostrato il loro passato un po' alla volta, impariamo ad amarli tutti dal primo all'ultimo, cosa che a me non capita mai perché di solito c'è sempre almeno un personaggio ogni tanto antipatico, invece questi li ho adottati, li ho amati tutti quanti. E in più ci dà una panoramica sul Giappone. Su un Giappone profondamente in crisi, perché appunto si sta riprendendo dopo la fine della guerra, dopo lo sgancio delle due bombe su Hiroshima e Nagasaki, e infatti uno dei ragazzi che si trova nel formatorio, uno dei suoi protagonisti, ha proprio perso la famiglia in seguito allo scoppio delle bombe. Quindi insomma diciamo che in quel momento lì non era il passato ma era il presente, era il Giappone profondamente in crisi e tentava di risollevarsi, così come i sette ragazzi Rainbow, come i sette colori dell'arcobaleno, tentano di risollevarsi seguendo gli insegnamenti di uno di loro che è il più grande, che loro eleggono a capo del gruppo. Un fumetto che vi farà ridere ma soprattutto molto piangere, come vi dicevo, farà affezionare tantissimo a questi personaggi. Io l'ho amato particolarmente. Anche questo rientra nel genere seinen, però ha un costo abbastanza contenuto. Mi sembra che volumi venivano sui 5 euro, sì, 4,50 euro. I seinen di solito hanno un prezzo esorbitante. Io, se non lo avete mai letto, ve lo consiglio, cercatelo, spero che sia ancora reperibile. Questo è uscito diversi anni fa ormai, almeno 3 o 4, però ne vale veramente la pena. L'ultima serie di cui vi parlo non ce l'ho qui purtroppo perché quando l'ho letta mi è stata prestata. Sogno da sempre di recuperarla, di ricomprarla, però sono ben 27 volumi e lo spazio è quello che è, quindi rimando sempre, ma prima o poi me la ricompro perché ho proprio voglia di rileggerla. Sicuramente a breve mi riguarderò l'anime che è su Netflix. Sto parlando di Fullmetal Alchemist, l'alchimista d'acciaio di Hiromu Arakawa. Allora, questo è uno shonen, quindi torniamo sul genere di Naruto, One Piece e compagnia bella. Però anche questo, come Death Note e come l'Attacco dei Giganti, è su un livello completamente superiore rispetto a fumetti come Naruto, One Piece, Dragon Ball, eccetera. In questo manga si parla, come avete intuito, di alchimia, di alchimisti, e in particolare il nostro protagonista è l'alchimista d'acciaio. La storia parte dal presupposto che l'alchimista d'acciaio Ed e il fratello Alphonse stanno cercando la pietra filosofale. Perché, come funziona l'alchimia, almeno in questo manga? È una sorta di magia, però è diversa dalla magia perché non si crea nulla dal nulla. Per ottenere qualcosa, qualunque cosa, dal tuo processo alchemico, devi dare in cambio qualcos'altro. E appunto Ed e Al, ancora giovanissimi, hanno tentato di riavere indietro la madre che è morta prematuramente. Tuttavia, in questo tentativo non solo hanno fallito, ma hanno perso, nel caso di Al, l'intero corpo. Infatti, la sua anima è stata salvata appena in tempo dal fratello e rinchiusa in un'armatura affinché non si perda, e quindi lui di fatto è un'armatura semovente, mentre Ed ha perso alcune parti del corpo. Loro cercano la pietra filosofale perché, secondo la leggenda, attraverso questa pietra si può appunto potranno riavere indietro i loro corpi senza pagare nessun prezzo. Da qui la trama si sviluppa in modo molto molto articolato, che ovviamente non mi stucco a spiegare, primo perché purtroppo non me la ricordo bene neanche io, secondo perché altrimenti vi farei spoiler, anche in questo caso è bene conoscerla mano a mano. Ci saranno molti personaggi molto affascinanti,
che si incontreranno lungo la strada e ci saranno anche molti cattivi altrettanto affascinanti. Io ve lo consiglio tantissimo, se non l'avete mai letto, vi consiglio anche l'anime che mi ricordo che è molto fedele al manga e come vi dicevo anch'io me lo riguarderò molto presto. Purtroppo il ricordo della storia sta un po' sbiadendo, tuttavia mi ricordo che mi appassionò tantissimo e mi ricordo ancora bene alcuni personaggi di questa storia ai quali mi ero particolarmente affezionata. E mi ricordo in particolare che anche di questo fumetto mi colpì la costruzione dell'intreccio, la costruzione della trama, per cui alla fine della storia, dopo 27 volumi in cui si susseguivano i fatti più diversi, tornava tutto, era come un cerchio che si chiudeva e non tutti gli autori di manga ci riescono, perché come sapete il manga è un prodotto seriale, per cui generalmente il mangaka fa uscire un capitolo alla settimana e quindi lui realizza un capitolo, o lei in questo caso, realizza un capitolo alla volta e fa uscire in rivista, poi vari capitoli ogni 10, 15, a seconda della lunghezza vengono raccolti in volumi, perciò la storia procede di capitolo in capitolo. È chiaro che l'autore ha più o meno un'idea generale dove vuole portare la sua storia, ma spesso quando la storia si conclude, il cerchio non si chiude perfettamente, per cui ci sono cose, si sono perse per la strada, ci sono buchi di trama, ci sono contraddizioni. Fullmetal Alchemist non è uno di questi, tutto torna alla perfezione, questo me lo ricordo chiaramente, mi colpì molto. Io quindi ve lo consiglio di nuovo e veramente veramente un prodotto interessante. Bene, il video finisce qui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato blaterare fino a questo punto. Fatemi sapere se anche voi siete lettori di manga o appunto se ne avete letto qualcuno e basta, oppure se ne avete un'intera collezione, quali sono i vostri preferiti. Io vi lascio qui sotto i titoli citati e tutti i miei contatti nei social, nel caso vogliate seguirmi anche altrove. Su Instagram sono un pochino più attiva, soprattutto nelle stories. E noi ci vediamo al prossimo video.